80 di nota di partenza, 8,85 di esecuzione. Davvero un bel esercizio da parte di questa atleta, la Lizzonese, e per questa società vediamo la Enrica Elisabetta Preziosa. Anche Elisabetta dovrebbe esprimere il suo talento, la sua preparazione qui alla trave. L'anno scorso fu quinta ai mondiali di Londra. Benissimo, alto. Ricordiamo che il salto del montone, per un attimo si perde la visuale della trave, quindi si è completamente al buio, poi immediatamente bisogna andare a ricercare per la stabilità l'appoggio dei piedi sulla trave. Ribaltata senza pose, diretta, flick, bene, e salto dietro smezzato, bene, senza nessuna indecisione. Ancora una jambe cambio ad anello. Ruota senza posa delle mani. 360 gradi di piroetta su un piede. Controllo della trave per l'ultima fase. E dalla rondata il doppio flesso indietro, mollato soltanto alla fine. Peccato per questa caduta conclusiva di Elisabetta, proprio nel suo attrezzo preferito che le ha dato così grande soddisfazione. Solo 13.750. Eh sì, Enrico, un punto netto, andava a 14.750 più qualcosa di errorino di tecnico. Sarebbe stata la prima della trave. Peccato, Lizzonese comunque nel complesso si è comportata bene, ma anche la Preziosa ha fatto un buon esercizio, a parte l'uscita. E la volta della ginnastica Meda, siamo verso la conclusione di questa nostra sintesi. Questo è Lorenzo Ticchi, un ventenne di Ravenna. Società principe, la ginnastica Meda, vince quasi ininterrottamente dal 2000, tranne due brevi parentesi, diciamo così, con Enrico Pozzo e la sua Libertas Vercelli, che si sono aggiudicati il campionato nel 2004 e nel 2007. E Ticchi è un ginnasta veramente interessante, ha una potenza e reattività molto buona. Deve ancora, secondo me, migliorare molto la sua preparazione fisica, perché ha le qualità ma vanno ancora in qualche modo perfezionate. Si è visto prima un contatto delle gambe proprio per mancanza di concentrazione, di spinta sulle braccia. Però poi una linea molto bella, il lavoro di slancio lo fa molto bene. 5-20.